Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo, Ave Maria. Benvenuti al nuovo appuntamento di Messaggio e Profezie di oggi e andiamo a vedere il nostro messaggio presunto della giornata, ringraziando il Signore Gesù. Il messaggio viene da Monzambano ed è del 19 gennaio 2020. E dice questo: oggi nella solennità della mia divina maternità voglio dare un messaggio alla Chiesa, dice la Beata Vergine Maria, un messaggio di conforto, di consolazione e di speranza. Affidatevi tutti alla vostra mamma celeste per essere consolati. La nostra cara Beata Vergine Maria ci aspetta sempre alla Santa Eucaristia e ci aspetta sempre quando facciamo il Santo Rosario, ci aspetta sempre, in ogni momento che la invochiamo. Lei è sempre con noi, fratelli e sorelle. Bisogna, come si dice, bisogna affidarsi a lei. Perché se no, come facciamo ad andare avanti? Chi sta con la madre sta anche con il figlio. Chi ama Maria ama anche Gesù. Nella grande battaglia che state combattendo, lì trovate forza e conforto e non vi darete mai e non vi perdete mai di coraggio. C'è questa grande battaglia che stiamo vivendo, la battaglia, come abbiamo detto in queste trasmissioni, diciamo da un anno a questa parte, la battaglia dei tempi finali è arrivata, fratelli e sorelle. E dice questo, che durante il nuovo anno, questo anno che stiamo già vivendo, ancora maggiori diventeranno le prove e le sofferenze. Ci sta avvertendo la Vergine Maria da tanto tempo. Sta arrivando quello che deve arrivare se non ci convertiamo. Ma quanto più forte si farà la prova, tanto più grande sarà la mia presenza accanto a ciascuno di voi. Più sarà forte la prova e più la Beata Vergine Maria starà con noi, se noi saliamo con lei, chiaramente. Che tutti i miei figli smarriti possano tornare al Signore che li attende con l'ansia e la gioia di un padre che li ama e li vuole salvare in questi tempi, in cui si prepara il più grande trionfo dell'amore misericordioso di mio figlio Gesù. Quindi, cari fratelli e sorelle, non ci resta che a rimanere con Gesù e con Maria, stare nella Santa Chiesa Cattolica, pregare per la Chiesa Cattolica, perché è l'unico ovile santo per salvarsi, fratelli e sorelle. Non ci sono altre situazioni se non quelle di stare con Gesù e con Maria. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo. Ave Maria.